Percorrere il tratturo della transumanza in Molise a cavallo, è questo l'ambizioso progetto realizzato da associazioni del territorio insieme a diverse amministrazioni comunali, tra cui Ripali Mosani, Torella del Sannio e Campobasso. Proprio a Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione di ciò che sarà realizzato sul percorso rurale Castel di Sangro Lucera. Ai nostri microfoni il coordinatore del progetto, Nicola Niro. Diciamo che c'è questa grande volontà di tornare a riproporre un po' i viaggi della transumanza dopo questo periodo molto lungo di fermo quasi forzato. Quindi ripartiamo con quella che è l'attività all'atere della transumanza, quindi attività sportive, turistiche e soprattutto formative, che cerchiamo di fare percorrendo i tratturi con lo scopo proprio di fare dei viaggi che possano portare anche un certo tipo di turismo che oggi va per la maggiore, questo turismo sostenibile, emozionale, con il quale il Molise si gioca le sue carte. Un'esperienza sicuramente indimenticabile che potrà rilanciare anche il turismo naturalistico. I percorsi a cavallo saranno infatti particolarmente affascinanti e seguiti da personale esperto. Andare a cavallo non è per tutti, c'è bisogno di formazione, c'è bisogno di educazione e soprattutto abbiamo bisogno di personale qualificato che possa riconoscere nei fruitori di questo modo di fare turismo, la capacità, perché ci vuole capacità per poter andare a cavallo. I percorsi della transumanza o i percorsi dei tratturi hanno comunque delle difficoltà, alle volte non sono molto semplici per chi si approccia per la prima volta a cavallo.